Hummus. Salve a tutti. Benvenuti in questo nuovo video. Sono tornato? Non sono tornato? Questo me lo dovrete dire voi con i vostri riscontri. Chiacchierando con il mio migliore amico, che saluto, ciao Mauri, grazie per la bellissima idea, ci è venuta in mente questa rubrica, o meglio, quella che se voi volete diventerà una rubrica, e me lo direte con i vostri riscontri. Vi parlerò un personaggio alla volta di tutti i personaggi della saga di Harry Potter. Potrete essere voi a suggerire varianti, nuove rubriche, nuove curiosità. E vorrei porre l'accento sul fatto che oggi indosso per pura casualità questa bellissima felpa che faceva parte della mia wishlist ed è ora diventata parte del mio guardaroba. Grazie Francesco per avermela regalata. Ecco, vorrei iniziare proprio da colui che dà il nome alla saga, Harry Potter. Harry Potter, interpretato da Daniel Radcliffe, nasce il 31 luglio del 1980 a Godric's Hollow. Rimane orfano all'età di un anno, in quanto Lord Voldemort, giunto lì per uccidere lui, incontra ovviamente la resistenza dei genitori, che all'epoca hanno 21 anni, e senza scrupoli li uccide. A 11 anni viene ammesso alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, come tutti i maghi della sua età, che frequenterà non completamente. In italiano è doppiato da Alessio Puccio, che non me ne voglia, però onestamente non mi fa impazzire come voce italiana, anche se trovo molto sensato averlo assunto per tutti, se non sbaglio, i 10 anni necessari a doppiare l'intera saga. Mi piace? Non mi piace? La risposta vi stupirà, visto che ho una vasta collezione di oggetti legati alla saga. No, non è affatto uno dei miei personaggi preferiti, come non è neanche uno dei peggiori. Perché non mi piace? Non mi piace perché fondamentalmente le sue, come dire, gesta eroiche sono molto spesso, troppo spesso, frutto della fortuna. Vedo una persona poco sveglia, che poi non è tutto questo grandissimo talento come mago, diciamocelo. Che ha soltanto tanta fortuna e i due migliori amici di cui se volete parleremo in altri video, Ronald Weasley e Hermione Granger, a parargli le spalle per non dire altro. Dopo la scuola si sposerà con Ginny Weasley, dalla quale avrà 3 figli, Albus Severus Potter, James Sirius Potter e Lily Luna Potter. Ritroveremo James nella Maledizione dell'Erede, che però personalmente mi sono rifiutato di leggere per determinate scelte stilistiche che non mi sono affatto piaciute, e quindi non vedrete alcuna recensione della Maledizione dell'Erede su questo canale. Bene, con l'occasione approfitto anche di voler seguire un consiglio di un mio amico, non so se è anche iscritto, se vuoi iscriviti.
mi dice di provare con video più brevi per catturare l'attenzione. Quindi io vi saluto qui. Vi ricordo, se non siete iscritti, di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per non perdere nessun nuovo video. E noi ci vediamo, se volete, alla prossima. Dipende tutto da voi. Nox!